Buon buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni a Juventus Atalanta. Allora, cosa è successo martedì? Facciamo un piccolo recap. Che cosa è successo martedì? Stava vincendo 0-2 in casa del Milan. 0-2. La Lazio aveva perso 2-1 contro il Lecce. Ok? Questa è una chance per noi di andare più in su alla classifica e allontanarci dalla Lazio. Ma poi cosa succede? Stiamo sul 0-2, ci rilassiamo e diamo un calcio di rigore che non c'era col cacchio, e c'era quel calcio di rigore, e Ibra fa 2-1. E poi da lì caliamo e il Milan ci distrugge 4-2. L'Atalanta ha battuto il Milan 5-0, cioè il Milan è stato distrutto dall'Atalanta 5-0. Noi, fortunatamente, abbiamo battuto l'Atalanta 3-1 in casa, ma stavamo perdendo 1-0 a casa loro. Stasera giochiamo contro di loro. Possiamo vincere? Non lo so, ma se andiamo lì, stiamo vincendo tipo, che ne so, 3-0 e poi fanno 4-3 o 5-3, allora mi arrabbio, perché se vai a vincere contro una squadra difficile, perché il Milan facile non lo è, ok? Stavamo vincendo 2-0, cacchio, e non sappiamo vincere contro il Milan con due gol di vantaggio quasi alla fine. Comunque, io penso che stasera finirà, la vedo dura, 2-1 Juventus. Penso che segni Papu Gomez sul calcio di punizione colpo di testa a rete, poi Dybala sul calcio di rigore 1-1 e poi Ronaldo al 90esimo 2-1. Speriamo che vinciamo 2-1, perché se non vinciamo 2-1 stasera, la Lazio non so contro chi gioca, ma se non vinciamo stasera, ciao campionato. Ciao. E ho notato che abbiamo giocato bene soltanto perché giochiamo contro le squadre piccole. Il Torino è piccolo, il Genoa è piccolo e anche il Bologna. Cioè, le squadre big abbiamo sempre difficoltà. Stasera cerchiamo di vincere, perché l'Atalanta è terza, l'Atalanta è terza, è terza, l'Atalanta è terza, ok? È terza. Dobbiamo stare attenti, perché se non stiamo attenti stasera perdiamo e poi ciao campionato, perché se vogliamo vincere questo campionato, e se vogliamo tenerci Cristiano Ronaldo, perché se ne va, se non vediamo un cacchio, che cosa sto facendo qua? Andiamocene via. Se ne va, allora che cosa facciamo se non vinciamo stasera? Quindi stasera Questa partita è da vincere stasera, perché se non vinciamo il campionato se ne va, come ho detto, io lo ridico, se ne va il campionato e finiamo terzi, secondi. Quindi stasera dobbiamo vincere, io spero che vinciamo e niente. Ciao, forse come sempre, cerchiamo di vincere, anche se l'Atalanta ha giocatori come Ilicic, Papu Gomez, che possono far male, ha fatto addirittura male alla Lazio. La Lazio ci ha battuto. E poi dopo questa qua, non l'ho più ricordato, ci sta Juve-Lazio, lo scontro diretto. Questa partita definirà chi vince il campionato. Dobbiamo cercare di allenarci e tenere la guardia alta, perché se non lo facciamo, perdiamo. Ciao, porti sempre.